fine. Dai. Fermo e Porto San Giorgio sono unite dal ponte ciclopedonale sul fiume Ete Vivo, un evento storico che con il taglio del nastro ha dato il via ad una nuova era, quella di un collegamento veloce, sicuro e panoramico tra i due comuni. A salutare l'evento tante autorità e tanti cittadini, alcuni dal versante fermano e altri da quello sangiorgese, all'ingresso del porto peschereccio, e l'inaugurazione è avvenuta rigorosamente al centro della struttura, guardando il mare. Un'opera strategica, strutturale, che vuole dare a questa dorsale un importante strumento di crescita sotto molteplici punti di vista, quello turistico, quello ambientale e quello della mobilità sostenibile, che è comunque un elemento che in questa epoca è di prim'ordine. Il ponte sull'Ete è il primo delle Marche nell'ambito del progetto per la ciclovia adriatica. Proprio questa settimana sono iniziati i lavori per un altro ponte, quello sul fiume Chienti. Questa opera segna una testimonianza importante e soprattutto un'opera partita tanti anni fa dalle amministrazioni precedenti, ma che per il tramite della ciclovia adriatica dovrà proseguire e dare una traiettoria di sviluppo al commercio e appunto alla mobilità sostenibile in tutta la nostra riviera. Questa è un'opera importante perché segna anche il collegamento tra due territori, la città di Fermo, la città di Porto San Giorgio, e rappresenta un potenziale di sviluppo anche commerciale. Dopo la benedizione del vescovo di Fermo Rocco Pennacchio e i discorsi dei sindaci Paolo Calcinaro e Valerio Vesprini, molto soddisfatti per questa apertura, la voce di Stefania Donzelli con la musica della Junior Band di Fermo sulle note dell'inno di Mameli ha concluso la cerimonia. Di Scipio 600.